Specchio, specchio delle mie brame, presto, non indugiare, avanti, dimmi chi è la più bella del reame. Benché la tua bellezza, o mia regina, sia ancora molto rara, la bellezza di Biancaneve, devo dire in verità, ormai è ancora più rara. Moltissimo tempo fa c'era una terra meravigliosa, di uno splendore unico al mondo e di una bellezza inimmaginabile. Non vuole che torni a casa, mi nasconderò nella foresta e non mi farò mai più vedere al castello. In questo regno viveva una giovane principessa. Come aveva desiderato sua madre, aveva la pelle candida come la neve e capelli lucidi come l'ebano. Aveva un carattere dolce e un cuore sensibile. E si chiamava Biancaneve. Chi pensate possa essere? Ehi, ma quello è il mio... Intanto la regina... Specchio, specchio delle mie brame, avanti, fammi indovinare chi è la più bella del reame. Indovinare non significa certo affermare. In verità la principessa Biancaneve è mia regina, che vive nella casa dei sette nani, è di gran lunga più divina. Oh! Ciao! Tu devi essere mio nonno, vero? Ah, sì? E tu chi sei, piccolina? Non ti ho mai visto. In montagna, tra cime inviolate e valli rigogliose, arriva la piccola Heidi a scombussolare la vita del suo burbero e solitario nonno. Buongiorno, nonnino, sei già sveglio? Buongiorno. Oh, Heidi! Basta! Ed ecco perché sono qui oggi, nonno, per il bene di Heidi. Si tratta di un'opportunità su mille per lei. Un'opportunità su mille, hai capito? E voglio essere sicura che non se la faccia scappare. Il tuo discorso è stato molto interessante e ragionevole, mia cara Dete. Ma Heidi è felice qui, e questo è più importante del lato economico. I tuoi bellissimi giocattoli e le tue splendide case non hanno alcuna importanza. Heidi ha bisogno delle montagne, degli alberi, del cielo e di suo nonno per essere felice. Per Cenerentola la vita è proprio difficile. Ogni giorno deve obbedire alle sorellastre e alla matrigna, invidiose della sua bellezza. Cenerentola! Oh! Oh! Cenerentola! Ricorda, Cenerentola, che impegnandoti a confezionare bene quegli abiti è come se partecipassi al ballo anche tu. Ma le cose sono destinate a cambiare. Assieme a tutte le ragazze del paese, è stata invitata al gran ballo in onore del principe. Bellissimo potere andare al ballo, vero? Oh, e tu chi saresti? Dovrei lasciare il ballo prima di mezzanotte. L'incantesimo di questa sera svanirà appena l'orologio batterà i 12 rintocchi. Te lo prometto. Vai adesso, corri! Non puoi fare aspettare il tuo bel principe! Guardati intorno e dimmi che cosa vedi di nuovo nella stanza. No, aspetta, non dirmelo. C'è una culla nuova in questa stanza. Beh, direi che è carina. E poi... Una culla qui dentro? Vuol dire che... No, che stai per avere, cioè noi stiamo per avere una culla. No, ma che dico? Avremo un bambino, un bimbo da mettere in questa culla. Mia moglie e io vi abbiamo invitati a corte per festeggiare la nascita di nostra figlia. C'è grande festa nel regno. A corte è nata una bellissima bambina, la figlia del re. Nessuno dei doni che voi avete regalato potrà mai servire alla giovane principessa, perché un giorno, quando meno ve l'aspettate, si pungerà il dito con un fuso di un arcolaio avvelenato e morirà. Ma la strega cattiva è invidiosa e solo un principe potrà sconfiggerla e liberare la principessa dall'incantesimo del sonno eterno. Tutte le giovani per bene devono saper filare la lana. È tanto difficile imparare. No, affatto, però dovete fare attenzione al fuso, infatti è molto affilato.